oggi la Barbie TV diventa come Clio Makeup. Farà un tutorial di bellezza. Come far ritornare scuri i capelli bianchi in modo naturale. Non si tratta di tinture, ma un metodo per farli ricrescere scuri dalla radice. Non ci credete? Seguitemi! Qualche tempo fa un mio amico, Francesco Di Giuseppe, mi ha spiegato una tecnica per far ricrescere i capelli del proprio colore naturale. Secondo questa tecnica, il capello non è che si tinge, ma ricresce del proprio colore naturale dalla radice, dal bulbo perifero. Francesco Di Giuseppe è un consulente del benessere che vive ad Assisi e si occupa della guarigione di mente, anima e corpo. Si occupa soprattutto di quello che lui definisce il respiro dell'anima, una tecnica di respiro particolare che ti porta in trance e ti fa scoprire i conflitti del profondo. Francesco ha guarito un sacco di persone con le sue tecniche, anche casi irrisolti dalla medicina allopatica. Ho passato un sacco di ore al telefono con lui ed è interessantissimo perché ti parla di cose stranissime, veramente particolari. Si occupa di alieni, di tecniche di guarigione e poi mi ha insegnato questa tecnica di bellezza. E chi mi conosce sa quanto io ami la bellezza. Ebbene, io non ho molti capelli bianchi, ancora non li tingo, solo qualche volta, però lo faccio più per moda. Infatti ho questo chatouche. Per oggi ho pensato di provare questa tecnica che mi ha insegnato e di provarla insieme a voi. Allora, siete pronti? Prima cosa, andiamo a lavarci i capelli. Ecco, ho lavato i capelli. Ora quello che ci serve è 1 litro d'acqua e 15 foglie di salvia. Prendiamo un pentolino con 1 litro d'acqua e mettiamoci dentro 15 foglie di salvia. E ora aspettiamo il bollore. La salvia ha un potere purificante, rigenerante. Infatti si dice salvia salvatrix. Quello che faremo non ha un effetto di tintura, ma faremo un impacco che rigenera. Quando compriamo un animale, la prima cosa che osserviamo è il pelo. Eppure non prestiamo attenzione ai nostri peli, ai nostri capelli. E invece i peli, i capelli, simboleggiano la salute. Eppure neanche i medici ci fanno caso. Avete notato come è aumentato negli uomini il fenomeno della calvizie? Anche mia madre afferma spesso che ai suoi tempi non c'erano tutti questi uomini calvi. Francesco Di Giuseppe afferma che la calvizie è dovuta alla putrefazione intestinale e lo stesso vale per i capelli bianchi. Mangiamo male. Francesco è vegetariano e di conseguenza afferma che la carne è nemica anche dei capelli. Ma non solo la carne, anche il pesce. Secondo Francesco noi non abbiamo gli enzimi specifici per digerirla, così come succede per il lattosio presente nel latte. Nella nostra società carnivora mangiamo così spesso carne che il nostro corpo all'interno si decompone, va in putrefazione. Francesco afferma che ci vogliono 48 ore per digerire un piatto di carne, mentre bastano solo 2 ore per digerire un piatto di riso. Inoltre la carne rilascia nel sangue idolo, scatolo, putrescina, cadaverina, ammoniaca. Tutte sostanze che rilasciano cenere. Abbiamo fatto bollire la nostra salvia per 5 minuti e adesso la scoliamo. Ed ora la frizioneremo sul cuoio capelluto per 5 minuti. Metterlo sulle lunghezze perché non dobbiamo tingerli, i capelli non si tingeranno. Piuttosto dobbiamo farla penetrare nella cute, dobbiamo rigenerare il bulbo perifero. Ecco, frizioniamo con un massaggio di 5 minuti. Il massaggio al cuoio capelluto fa bene perché avviene un'irrorazione sanguigna. Ecco, dobbiamo massaggiare così, avanti e indietro. E puoi fare
fare dei massaggi circolari con i polpastrelli. Questo massaggio ci fa bene, attiva la circolazione. E ora dobbiamo tenere questo composto in testa per qualche ora. La salvia la possiamo usare pure per fare dei decotti da bere, perché è un purificante del sangue. Francesco Di Giuseppe afferma che è un ottimo rimedio per combattere l'amenorrea, i gonfioni intestinali e anche per fare gli sciacqui gengivali. Gli effetti benefici della salvia sono noti da sempre. Francesco mi ha consigliato di leggere delle virtù della salvia su qualunque libro erboristico e io ho trovato questo, Le erbe nostre amiche, che è una piccola enciclopedia in 3 volumi che mi ha regalato il mio amico Antonio. La salvia è una pianta erbacea quasi tutta nostra, cioè dei paesi mediterranei. L'ideale sarebbe raccoglierla all'alba del giorno di San Giovanni. Si conserva per molto tempo, purché chiusa in scatole, senza perdere alcuna delle sue qualità. La salvia, la più nobile delle erbe, vanta una vasta gamma di qualità terapeutiche, celebrate tra l'altro da un personaggio degno di fede, Carlo Magno, il quale ne aveva indicato i pregi nei suoi famosi capitolati. La salvia cura un sacco di mali. Oggi in Toscana si dice chi ha la salvia nell'orto ha la salute nel corpo. La salvia è un potente battericida che ha dei poteri antisettici. Nel XIX secolo il prodotto era raccomandato alle suore, ai preti e ai medici. Si diceva bevetene a digiuno una cucchiaiata in un bicchiere d'acqua. Strofinatevi per bene le tempie, quindi potrete recarvi tranquillamente a visitare i vostri ammalati. Inoltre, se siete ansiosi, emotivi, depressi o siete esauriti, niente paura, afferma il Vaga. La salvia è un semplice e buon rimedio. Consiste nel tenere in bocca una foglia di salvia fresca, ingerendo la saliva che si produce a contatto con questo stimolante aromatico. Ed è anche un ottimo rimedio per l'alitosi. Se desiderate un alito leggero e profumato, mettete una foglia di salvia fresca in bocca 10 minuti prima di incontrare l'uomo del vostro cuore, diceva Proust. Dal bacio alla concezione. Un'antica voce popolare attribuiva alla salvia la facoltà di favorire la concezione. Dalla concezione al parto. Jean Vanné scriveva che un infuso di salvia preso regolarmente un mese prima del parto facilita lo stesso riducendone notevolmente i dolori. Ecco fatto. Dobbiamo fare questo trattamento 3 volte la settimana per 6 mesi e i nostri capelli ricresceranno del nostro colore naturale. Se decidete di farlo, fatemi sapere i risultati scrivendo qui sotto nei commenti. Se ti è piaciuto questo video, clicca qui sotto e iscriviti al mio canale Selvaggia nel Deserto, ricordando sempre di giocare con la tua vita e di seguire i tuoi sogni. Grazie per la visione e ci vediamo alla prossima puntata della Barbie TV.